Sacrificio e determinazione. Abbiamo visto che ognuno di noi è già in possesso di tutto quello che ci vuole per riuscirci. Bisogna però stare attenti a questi tre elementi. Attenzione, perché adesso viene anche un quarto. Ripetiamo. Primo, bisogna volerlo intensamente. Non basta solo dire voglio studiare in modo da prendere te come esempio, perché sei il primo che mi ha detto questa cosa qua. Voglio studiare in modo da avere un'infinità. No, bisogna veramente mettersi tutta l'energia. Leo, com'è? L'energia is go when the energy flow. Bravi, quindi tutta l'energia dobbiamo mettere lì, in quel focus, ok? Non basta solo desiderarlo, no, deve esserci un qualcosa di più, un sentore dentro che solo al pensiero mi viene una voglia di iniziare subito. Questo significa volerlo intensamente. Secondo punto, bisogna conoscere le strategie. Dobbiamo capire, una volta che abbiamo capito cosa, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare effettivamente, di pratico. Terzo punto, bisogna applicarle. Bisogna iniziare, mettersi sul cammino, sullo start e pronti, partenza via. Ok? Ma c'è un quarto punto, Leo, occhio, attenzione, che è molto molto importante. Ok, questo ho aspettato apposta voi a scriverlo e lo scriviamo in rosso. Che avete detto prima, ha paura di incontrare ostacoli, ha paura di un falso e quant'altro. Il quarto punto è perseveranza. Buttatelo in testa, ragazzi, questo stampato, attuatelo anche questo, a fine corso siete finiti quasi, mi sa. Ok? Esatto. Quarto punto e fondamentale, ragazzi, perseveranza. Perché se c'è una verità è quella che quando ci mettiamo sul cammino le difficoltà saranno un miliardo, i fallimenti saranno un altro miliardo. Ok? Sbaglierete non so quante volte, vi diranno no non so quante volte, sarete sul punto di dire basta, torno indietro non so quante volte. Ma se, torniamo al punto, lo voglio davvero intensamente, sono disposto a far cosa? Sacrifici? Allora entra in gioco la perseveranza. E è grazie a quella che il 90% delle persone molla. Anche il 95% delle persone. Ok? Perché, come detto, tutti quanti abbiamo le qualità per riuscirci. Il punto è che quando ci troviamo di fronte a delle vere difficoltà, molliamo. Giusto? E chi molla, ce la fa o non ce la fa? Ragazzi, non è difficile da capire questa cosa qua.